Buonasera amici, oggi una giornata densa di tante attività. Riprendiamo il nostro cammino, il nostro cammino musicale nella musica del Novecento italiano. Questo è un concerto che io ho desiderato tanto. È un concerto molto raffinato, è musica importante. Un'esperienza d'ascolto rilevante perché ci porterà il maestro Daniele Adornetto, ci porterà una macchina indietro nel tempo, nel nostro recente passato musicale, quindi qualcosa che riguarda la nostra cultura musicale italiana del Novecento. Quindi un viaggio molto particolare, con radici fresche, non è un viaggio remoto. Quindi è anche un viaggio per certi aspetti problematico. Sentendo questa musica, capirete perché. Ora, non voglio togliere troppo tempo all'ascolto e vi presento subito, lascio il posto al maestro Daniele Adornetto. Ciao Daniele, un applauso. Grazie davvero di essere qui, grazie per il tuo impegno perché queste sono musiche difficili, bisogna dedicare tanto studio, tanta attenzione per un repertorio diciamo che non viene proposto, quindi non c'è incoraggiamento all'ascolto, non c'è familiarità con l'ascolto. Se posso esprimermi liberamente, ritenetevi dei privilegiati. Perché sì, ne sono certo. Perché poter ascoltare dal vivo, così da vicino, una musica così rara, è veramente un'occasione importante. E ripeto, poi è una musica che testimonia un livello culturale, quello italiano, mi riferisco in modo particolare. Vabbè, non mi riferisco in modo particolare a nulla perché sennò dovrei fare delle distinzioni e non sarebbe carino. Però ci sono autori di grande rilievo come appunto Pizzetti, che è quello diciamo estremamente famoso, ma una figura per esempio estremamente importante di Erito Satti, e non di meno ovviamente Zafre. Io ti lascio al tuo compito arduo, arduo, impegnativo, buon ascolto. Questa è una musica io l'ho detto chiacchierando di questo concerto e parlandone, questa è una musica da iniziati. È una musica importante, è musica vera, è le nostre recenti radici e ci fa capire a quale livello eravamo musicalmente. Grazie Daniele per questa tua proposta. Dopo la sonata di Pizzetti dirò due Sì. cose sugli altri due sonati. Mi raccomando, accendete i cellulari. Thank you.
prime cose dopo la sonata di Pizzetti. La sonata di Pizzetti è stata scritta nel 1942, quando Pizzetti aveva già 62 anni, era quindi stata un'opera di una maturità del compositore, che aveva dedicato molta parte della sua vita compositiva al teatro, al coro, cosa che è l'opera. E questa è l'unica sonata che ha scritto per pianoforte, ed è una sonata che chiaramente risente del periodo nel quale è stata composta, quindi si sente moltissimo l'atmosfera della guerra, si sente moltissimo quindi il richiamo, il suono, i richiami proprio della guerra e della nostalgia di un tempo che è stato. Si sente moltissimo dentro questo aspetto che lo porta poi ad avere questo lirismo, soprattutto nel secondo tempo, che è intriso anche di dolore, intriso di come qualcosa che si è perso, insomma. E da Pizzetti adesso invece ci spostiamo su altri due autori che diciamo sono raramente eseguiti, se non quasi mai. Pizzetti è raramente eseguito, Tosati e Zabrio mai. Allora io approfitto perché chiaramente il lavoro che mi ha portato a comporre, diciamo, un programma di questo genere deriva anche dal fatto che io ho chiaramente lavorato in questo ultimo anno e mezzo alla realizzazione di un CD che comprende tutta l'opera pianistica di Vieri Tosatti. Vieri Tosatti è stato un compositore a cui io tengo in particolar modo, non perché io sia stato suo allievo, gli allievi Tosatti sono di tanti e possono parlare senz'altro a proposito meglio e più approfonditamente di me, della sua figura. Io ho conosciuto all'inizio degli anni 90 facendo un corso di strumentazione e di orchestrazione che faceva a casa sua, in quel di Sacrofano, vicino a Monte Caminetto. E l'ho conosciuto in quell'occasione, quando lui era già non vedente, perché lui è diventato non vedente a seguito di un glaucoma intorno al 1980, quando lui aveva intorno ai 60 anni. E faceva comunque queste lezioni a casa, dove praticamente radunava un po' di persone, illustrava, lui aveva fatto tutti questi nastri in cui faceva questi esempi dalla grande letteratura, quindi anche dal classicismo, dal romanticismo, dal Novecento, e faceva i suoi corsi. Ed era una persona anche estremamente generosa, io lo ricordo perché non ci faceva pagare niente. E allora io, al di là di questo, io penso che la realizzazione di questo disco da parte mia è stata un piccolo ringraziamento a distanza di tempo, visto che poi lui è scomparso nel 1999, affinché la sua figura venga anche un po' valutata e rivalutata. Io ho affrontato tutta la sua parte, la sua letteratura pianistica, compone dei 5 brani, 3 prima, cioè dagli anni 40 al 1950, le ultime due opere, la Deutsche Sonata, che farò adesso, del 1970, e i 7 preludi e fughe del 77, che lui, siccome aveva deciso che nel 1970 di aver concluso la sua parabola di compositore, definiva ormai opera postuma, insieme al Wedding Concert, che insieme ai 7 preludi e fughe. Questa Deutsche Sonata che suonerò è considerata da lui come un viaggio dell'anima, un viaggio dello spirito nello spirito tedesco, Deutsche Sonata appunto. Perché? Perché a seguito proprio del fatto che lui è diventato, aveva questi grossi problemi con la vista, in quegli anni, diciamo tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, ancora non era diventato completamente non vedente, ma aveva grossi problemi, lui ogni anno era solito andare a Bayreuth a seguire il festival, perché lui è stato sempre un grandissimo cultore della musica wagneriana,
quindi ha sempre seguito il festival ogni anno e andava. Quell'anno non poteva andare, quindi ha deciso di fare attraverso questa sonata un viaggio dello spirito, dell'anima tedesca, e proprio prendendo come spunto il tema iniziale della sonata di Beethoven Les Adieux, l'opera 81, in cui prende questo tema come elemento stimolante, diciamo, no? Compositivo, e lo sviluppa durante tutto il primo tempo, e da lì poi nasce la stesura di tutta la sonata, che ha tre movimenti che si basano su tre stati d'animo. Quindi il primo è un viaggio nell'estate, che di solito lui andava, seguiva nell'estate questo viaggio in Germania. Poi c'è boschi tedeschi, no? Paesaggi e boschi tedeschi, e poi l'ultimo è visioni notturne. Quindi sono come se fosse delle sensazioni che lui ripercorre in questa sonata e sviluppa attraverso una forma che comunque si rifà alla sonata classica, chiaramente sempre all'interno, diciamo, di un sistema tonale, ma con una tonalità sempre molto allargata e che quindi molto ricca e molto intensa all'interno. L'ultima sonata che proporrò oggi è di un altro compositore contemporaneo di Tosatti, che è Mario Zafed. Non è un caso che ho messo questi tre personaggi insieme, anche perché Tosatti e Zafed sono stati allievi al corso di perfezionamento a Santa Cecilia di Pizzetti, quando Pizzetti insegnava nel 42, quindi dal 42 al 44 sia Tosatti che Zafed si sono conosciuti come studenti, poi nel corso della vita hanno affrontato la vita a seconda delle loro caratteristiche, dei loro comportamenti, del loro carattere. Zafed è stato un grande compositore, ma è stato soprattutto un personaggio accademico. Tosatti invece era un personaggio, diciamo tra virgolette, contro. Era un personaggio che per due volte ha rifiutato di diventare accademico a Santa Cecilia nonostante la proposta. Perché? Perché era un uomo che voleva la sua libertà, che seguiva il suo pensiero, e questo comunque l'ha anche, da un certo punto di vista, pagato. La sonata di Zafed che farò stasera è la terza, ne ho scritte 5, la terza è del 1950, si rifà un momento particolare di Zafed in cui lui abbraccia totalmente l'ortodossia in quel tempo artistica russa, quindi diciamo il pensiero di Zdanov, quindi la sua maniera di comporre è estremamente all'interno della tonalità modale, politonale, ma molto percussiva, lo sentirete, e quindi molto ritmica e molto percussiva, tutt'altra cosa rispetto al discorso che invece affronterò adesso con la Deutsche Sonate. Buon ascolto.
roba seria. Signori, adesso avremo i consigli per gli acquisti, perché noi abbiamo uno sponsor che sarebbe Mamma Vita e i suoi liquorini, che sono meravigliosi. E per cui adesso magari te ne fai carico tu di un assaggino, sì. Proponi questa cosa e andiamoci a bere qualche cosa. No, ma devi raccontare che cosa comportano questi assaggi. Ah, vabbè, questo è un elisir, che guarisce tutto e fa diventare belli i brutti, rende la grizza gli stolpi. Sì, c'è per un principio di ripartizione. Fa bene l'amore, no? Questo soprattutto si risolve ogni problema, diciamo, legato alla dedicata questione del sesso. Migliora le performance. Sì, migliora le performance. Soprattutto quelle femminili. Così. Così è finita. Va bene. Maschietti. Insomma, eccolo qua. Questo è un piccolo omaggio a questa nostra grande amica. Signori, siamo stati testimoni di questo momento musicale veramente affascinante. Che cosa dire? Io non berrò lo champagne, lo spumante, lo beve. Chi fosse interessato c'è un capisco. Ah, c'è come sempre, voi tanto siete abituati, c'è il disco che se volete lo potete acquistare, cosa che vi consiglio caldamente. E adesso ci prendiamo uno sfumato, un prosecco, un piccolo aperitivo. Io berrò un goccio di whisky, però mi devo. Bravo. 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 Bravo.